Stasera c'è Varese Blues Teatro, che è il club nostro. Ecco, per loro sapere che il capitano della Sampdoria era un varesino è una cosa straordinaria, ma per te che il Varese, giovanissimo, andava a Genova, cosa significa? Intanto sono onorato di quello che ho fatto, ma soprattutto del fatto che comunque abbia portato Varese, un pezzettino di Varese nella amata Liguria, perché Liguria si sta bene, ma Varese però è sempre nel cuore, città dove sono nato, città dove ho fatto i primi passi anche calcistici grazie a Papa Fascetti, poi Beppe Marotta, l'avvocato Colantuoni, e quindi io sono veramente lusingato di vedere, perché per me è la prima volta. Io quando l'hanno presentata a Genova ero influenzato e quindi ho detto carpe diem, uniamo questo binomio, e quale location migliore se non Varese, per un varesino vedere il docufilm legato a forse l'anno più importante della carriera, soprattutto per quello che è stato raggiunto come obiettivo. Poi dal punto di vista personale ci sono state altre annate migliori. Campione d'Italia e campione del mondo, cosa ha contato di più? Due gioie immense, vincere una Sampdoria non è una cosa banale, il mondiale è il sogno di tanti ragazzi che iniziano a giocare, quindi sono grande soddisfazione, ho avuto la fortuna di provarlo. Nascere vicino a San Siro e segnare in una partita decisiva un gol che cambia il campionato, che gioia! Oh, anche quello è parte di una bella storia, quindi no. Vincere a San Siro contro una diretta concorrente con la maglia della Sampdoria a fare gol è il massimo, una grandissima soddisfazione. Luciano Zecchini, colonna della Samp di metà anni 70, che tipo di calcio era quello? Intanto da dire che sono tanti anni e non può essere lo stesso calcio. È un calcio diverso, forse con più passione, con più anima verso la propria squadra, con un sentimento diverso, anche perché poi noi vivevamo ancora col vecchio contratto esistente, vale a dire proprietà della società, per cui non avevamo tanti grilli per la testa di cambiare dopo 6 mesi squadra. Io sono stato molto bene, è stato periodo felice per me, anche se poi i risultati non sono combaciati con questo star bene. Ho un bellissimo ricordo di tutto l'ambiente, dei tifosi, dei compagni di squadra, naturalmente di dove mi trovavo, perché poi dopo sappiamo benissimo, quando parliamo di Genova, della Liguria, è affascinante già solamente starci sopra, diciamo. Per cui calcio diverso, animi diversi, probabilmente anche giocatori strutturati diversamente, con delle esigenze, delle peculiarità diverse da quelle che sono richieste in questo momento. Tra i clienti scomodi hai avuto Johan Cruyff. Sì. È stato il più difficile in assoluto. L'ho incontrato in nazionale una volta sola, mi è bastato, a parte gli scherzi. Vabbè, quando si parla di Cruyff si parla di uno dei grandi del calcio mondiale, di altri tempi, però indubbiamente era un giocatore superiore, era un top, e con la nazionale abbiamo cercato di contendere qualche cosa nei suoi confronti, ma lui è talmente determinante che solo la sua presenza già intimoriva chi lo doveva marcare, chi doveva fermare, questo è fuori discussione, come per il resto per altri giocatori attuali, grandi giocatori che fanno la differenza, lui faceva la differenza.